Esplorare il cuore della democrazia è un'impresa affascinante ma non semplice, perché significa esplorare la partecipazione, cioè quell'ingrediente che noi oggi sappiamo essere in crisi ma che sappiamo anche essere veramente importante e cruciale per la vita democratica. In tutti i contesti di impegno sociale e di impegno civile, una più forte partecipazione non significa soltanto poter raggiungere degli obiettivi specifici, significa anche rinforzare la coesione sociale, creare nuove forme di solidarietà, insomma, creare del valore aggiunto che diventa molto importante per la vita democratica. D'altra parte sappiamo anche che una partecipazione più debole ci ostacola anche nel raggiungimento degli obiettivi, ma anche ci lascia tutti un po' più soli, un po' più scollegati, meno capaci di far vivere la nostra democrazia. L'attività preparatoria verso la 50ª settimana sociale è stata immaginata proprio come una grande indagine sulla partecipazione, un lavoro da svolgere non da soli, ma in gruppo con un gruppo di persone con cui abbiamo avuto delle esperienze di trasformazione del territorio, di progettazione o anche semplicemente di discussione di questioni o di temi. A ciascun gruppo proponiamo di svolgere una breve attività di riflessione sulla propria esperienza di lavoro insieme, sulla propria esperienza di cooperazione, per mettere a fuoco e farlo insieme naturalmente qualche aspetto che ci aiuti a comprendere meglio quali sono i benefici della partecipazione e d'altra parte quali sono le sue fatiche. La consultazione diffusa proverà a raccogliere due punti di vista sui benefici e sulle fatiche della partecipazione. Il primo è quello di ogni persona coinvolta in un processo cooperativo di impegno sociale. Vorremmo capire meglio come la partecipazione ci fa crescere e maturare come cittadini, quali sono i benefici che riscontriamo in noi stessi ogni volta che accettiamo di lasciarci coinvolgere e quindi anche che cosa poi rimane dentro di noi, che cosa ci rimotiva anche ad assumere nuovi impegni e a metterci ancora a disposizione. D'altra parte però ciascuno avverte anche le difficoltà della partecipazione. Ci sono delle resistenze interiori, ci sono delle difficoltà magari nelle relazioni, ci sono delle stanchezze. Vorremmo individuare con maggiore precisione quelle che possono essere le fatiche che alle volte spengono la nostra capacità di metterci a disposizione e portano a ridurre l'impegno. Il secondo punto di vista che vorremmo provare a raccogliere è quello di un'equipe che si fa promotrice di un progetto, di un'iniziativa o di una pratica. Ci sono tante cose che vanno considerate naturalmente. C'è la fase di ascolto di un territorio, di raccolta dei bisogni, di progettazione, di confronto, di socializzazione, la fase anche di coinvolgimento delle istituzioni. Quando tutto questo riesce, ecco che allora anche una comunità si arricchisce. Vorremmo capire meglio quali sono gli aspetti di questa ricchezza, quindi i benefici che si espandono su una comunità. D'altra parte, però, alle volte tutto questo risulta piuttosto difficile e allora vorremmo conoscere quelle che sono le fatiche più specifiche che ostacolano i progetti e che si traducono spesso in una mancanza di partecipazione da parte delle persone, da parte del territorio, magari anche delle istituzioni. L'attività preparatoria propone un percorso semplice e accompagnato attraverso cui raccogliere, ascoltare con profondità e integrare tutte le voci del vostro gruppo di lavoro, in modo tale che le sintesi che raggiungerete e che condividerete con noi possano essere il più possibile sentite dal gruppo e condivise. Abbiamo preparato dei materiali per accompagnare questo percorso, sono disponibili sul sito delle settimane sociali per tutti i gruppi che desidereranno contribuire. È sufficiente iscriversi, individuare un coordinatore e poi scaricare i materiali che sono predisposti per il lavoro. La proposta di attività è breve, prevede soltanto due incontri di al massimo un paio d'ore ciascuno e vedrete che seguendo le istruzioni sarà possibile fare un'esperienza di ascolto attento di tutte le voci e sarà anche piuttosto semplice elaborare le sintesi che poi vi chiediamo di caricare e di condividere. Per svolgere l'attività c'è tempo fino al 15 marzo 2024 e ci auguriamo che questo tempo a disposizione sia sufficiente per darvi la possibilità di aiutarci in questa indagine nazionale sulla partecipazione.